Bella a tutti ragazzi e bentornati! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Bentornati oggi in questa nuovissima reaction di Ti Spazzo in Due. Oh, oggi, come avete letto dal titolo e come già sapete cosa succede ogni lunedì, andrò a fare questa reaction di Ti Spazzo in Due, che voglio ricordarvi è la versione italiana di Case da Incubo, cioè sarebbe quelle persone che hanno le case messe in maniera proprio schifosa, zozza, lercia, piena di spolvere, di schifo, di cose che non la puliscono mai. Vengono ste tipe, le Paglionico si chiama questa squadra, che vengono da Bari vengono, e ti vengono proprio a pulire casa, te la vengono proprio a ripulire, e quindi te la sistemano proprio a nuovo, te la mettono roba. Ovviamente ho visto cose esagerate, oggi ne vedremo, che ne vedremo di belle, e quindi ti sistemano casa, te la rimettono proprio a nuovo, e poi te la lasciano così, te la mettono a pulito, tutta sistemata e fatta. Che ragazzi, quindi andremo a vedere oggi a chi andranno in soccorso queste Paglionico. Ma prima di iniziare ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, condividere, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Speriamo che oggi lo fate. Va bene ragazzi, quindi iniziamo subitissimo a vedere oggi quale altra casa piena di zozzuria, di lerciume, di cose andremo a vedere. A chi andranno in soccorso le Paglionico, a chi andranno, lo vedremo tra pochissimo. Tra pochissimo ragazzi, iniziamo subito. Mi chiamo Chiara, ho 55 anni e la mia casa è un disastro. Ciao Chiara, sì, ce ne siamo accorti che la tua casa è un disastro e vabbè, se stai in sto programma è per questo, però i divani, che c'è sta ossa, mozzicati i divani. Mi sono trasferita qui in questa casa 2 anni fa insieme al mio cane. Dopo 3 relazioni che sono finite, si sono concluse, credevo che in questa casa avrei ricostruito la mia vita. E invece l'hai distrutta. Ma poi perché la cosa con la pipì del cane? Il cane la fa, non la fa in giardino la pipì? No, vabbè, questa è particolare, ovviamente. È sporco anche fuori, guarda che erbaccia che c'è. Cosa c'è qua? No, vero. Dai. Cos'è sta roba? No. Ah, eh sì, certo, quelle sono la cacca del cane, che la meno male, almeno la cacca la fa in giardino. E poi quando il collante prendi e butta proprio così dal giardino, tipo di scarica, diciamo. Bene! Questa Ciao. È casa mia, come vedete è caos. Vedo, caos. Madonna, raga, Air caos più assoluto, caos, proprio di scarica, monnezza, ma io non lo so. Una roba dir poco vomitevole. E questo tavolo com'è messo? Sembra che ci sia su colla, ma in realtà è sporco. Sì, sì, esatto. Questa casa non è da pulire. È da far esplodere! Oddio, il tavolo è talmente lercio che pare che c'è sta colla sopra. Tu guarda, immagina quanto è lercio. Adesso se volete vi faccio vedere la cucina, non è da meno, eh. Beh, oddio, io non è che andrei così orgoglioso, da dire la cucina non è da meno. Vabbè, la cucina magari, però 2 piatti poi pure l'avanzo, ma cioè non è che 2 piatti, il rubinetto, la spugnetta. La cappa è super incollata, di sporco, grasso, anche il forno. Ci sono persino i peli nel forno. Peli dentro al forno. Ci ha cucinato il cane che ci aveva prima.
Oppure ci ha cucinato uno delle sue relazioni precedenti, ha piatto, ha messo nel forno e si sta lì. Questo è il bagno. Ah, c'è anche il bagno, giustamente. Qua dobbiamo andarci proprio di sciogli calcare a tutto spiano. Eh beh, sì, c'ha pure il bagno, ovviamente. Non è che può cagare in giardino la signora. Però vabbè, sì, c'è anche il bagno, che ovviamente è proprio la parte più principale. Questa è la camera da letto. Anche questa non è messa molto bene. Per niente, vedo. Sì, la cosa là della pipì del cane con l'ossa vicino, così sono sgranocchia, giustamente. E perché nella camera da letto sta cosa? Perché? Poi invece una cosa che per me è abbastanza importante è quell'urna, perché ci sono le ceneri del mio ex compagno. Ah. Spererei che tornasse a brillare per... Sì, e diciamo polvere dentro e polvere fuori, giustamente, per fare tutto un pandan, diciamo. E vabbè, quindi Enrico è da ripulire. Enrico, letto scritto sopra, Enrico. E puliamo anche quella, la facciamo diventare bella pulita, non c'è problema. Benissimo, così Enrico sarà felicissimo. Esatto, sarà felice di essere ripulito dalle paglionico. Oh, chissà come uscirà questo Enrico bello, tutto luccicante e brillantante. Noi siamo pronte. Ok, allora potete entrare, avete bisogno di qualcosa o posso andare? No, vattene da qua. Ok, va bene, grazie. Ciao. Grazie. Molto delicata, molto 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 delicata, molto molto, diciamo così. E vabbè, sì, alla fine è meglio se se ne va, lascia sta, non torna, vattene, non torna. Mamma mia, aiuto. Mamma. La mamma l'hanno buttata in cucina, perché la signora sta sempre in cucina, sembra la cucina che è la parte più difficile, sta a lavare i piatti un po' incrostati di cose non si sa. Aia, c'ha tutte le spine. Non sono sicura che ce la faremo tutte noi. Sì, stavolta vedo dura, stavolta vedo dura. La capa sta a fare a giardiniere, a pulire tutto il giardino dei fuori, che stava veramente una vera discarica fra cacca e mutande. Adesso tutti questi peli li vado a togliere aspirando e bruciando. No, vabbè, quindi pure sotto al divano ci stanno le mutande. Ah, ecco, vedi. Quindi quando alla prima occasione che c'ha bisogno, se le mutande è buttato così sotto al divano, così bello. Queste tapparelle sono molto molto messe male. Non è che da qualche giorno che non si fa, da qualche mese. Sarà più di un anno e passa, perché quando le togli così. È da sempre che non sono state fatte, da sempre. Ha comprato casa e ha lasciato così. Belle fatte, perché non c'è proprio l'erce. Cacca rosa e cacca verde. Cacca rosa e cacca verde. L'ultima cacca rosa. Oh, proprio così, alla mamma non mamma, via, quella invece fa giustamente. Ma cacca rosa, cacca verde, cacca rosa, cacca verde, cacca rosa, cacca verde. Ma... Ah! Mamma mia. Orrendo. Sì, quelli sono i spuntini del cane che prendeva là e si è sgranocchia, giustamente. Il cane non c'ha nessuna colpa. Ma io dico, il cane non c'ha nessuna colpa. È la signora che prende le cose e le lascia così. No, no, non si fa. Questo se vuoi puoi andare avanti a spazzolarlo. Allora spazzolo io. Questo faccio 100 gradi, io li sanifico. Ok.
addirittura proprio con la lancia a vapore, proprio tu immagina quanto stanno messe male, insomma, proprio con la lancia a vapore a 100 gradi. Oh, ce ne vuole la cacca spalmata sul cuscino. No, sì. tua sorella dov'è? Su al bagno. Non ce la faccio più, il caldo, il lavoro, sta sudata. Sì, meglio però, meglio di trovarsi la cacca sabana spalmata sul cuscino. Ah, signora, come ha detto sarà a bagno? La madre, si è fatta la risata, si è fatta. Immagino ciò che c'è sta nel cesso. Auguri! Mi trovo una mega festa. Pure il compleanno, cioè oggi quando è stata fatta la puntata è il compleanno, auguri, te li faccio ora in ritardo, auguri. Grazie a tutti di questa sorpresa, con tutta la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti che li amo tutti, grazie per questo, mi sono emozionata. C'ho la cuore, sei emozionata. Non ti preoccupa che ora deve andare a ripulire il cesso, non ti preoccupa, goditi sti momenti, goditi la torta, addolcisciti che poi devi andare a pulire quel cesso che stavi a fare prima. Come lo pulivi tu prima questo tavolo? Con l'alcol. No, l'alcol sul vetro è sbagliatissimo perché lascia gli aloni. Devi fare un preparato, è molto semplice, da fare qui in casa. Ah, ecco perché io ci mettevo al vetro della macchina, ci mettevo sempre l'alcol per pulire così e usciva sempre l'alone, insomma, e tutti i santi che scendevano perché li chiamavo, no invece. Prendi una brocca, basta mezzo litro d'acqua, un quarto di ammoniaca, un piccolo dosaggio di sapone dei piatti. Pam, schiacci. Ah, buono, questo mo devo scrivere così, mo faccio al vetro della macchina ogni volta che sta sempre l'ercio dentro al vetro della macchina e quindi speriamo che funzioni anche per la macchina. C'era un oggetto strano. Questa qua è una cosa molto importante, la devi pulire bene, deve proprio splendere, deve essere lucido. Sembrerà strano avere un'urna su un comò. No, per carità, ma che stranezza, chi non ha un'urna su un comò? Chi non ce l'ha? Cioè tutti ce l'hanno, io non ce l'ho perché io sono strano, ma perché non ce l'ho? E tu è una cosa normalissima. Vado su a pulirlo. Guarda che culo enorme che hai, come fai a andare? Devo passare nel buco. Ce la fai? Ce la faccio, ce la devo fare. Io sì, ho un gran culone. Oh, vabbè, l'ha detto da sola, vabbè, l'ha detto da sola. Oh, vabbè, sì, c'è il culone, è bello. Qua su c'è di tutto, Tiziana. Tutto, vedo, tutti i tipi di animali morti, insetti, ragni. Vai. Ok, è già meglio. Si fa proprio così, proprio alla Mission Impossible che si arrampica. Attenzione, attenzione là! Se sta arrampicando, sta pulendo tutto a merda là sopra, che forse in giù ci trova qualche cadavere. Vieni, Chiara. Arrivo. Questa è la tua camera da letto. Ah, che bello, la ripulita camera da letto. E mo la signora dice, dove stai le ossa mie, vabbè, la ripulita camera da letto, bravo. Enrico, finalmente. Enrico è tornato a risplendere. Ti dico una cosa, da domani te ne devi prendere cura. Oh, Enrico, ci stavamo a scordare Enrico. Oh, Enrico brilla che è una bellezza. Oh, Maro, pare che deve andare a matrimonio. Vabbè, brilla che è una bellezza. Beh, ma io non sapevo l'urna era così bella. Oh. Al bagno. Ma è rosa. È rosa. Sì, il bagno è proprio stato messo dopo
a nuovo, diciamo, cioè stava proprio a taccagna, come che si dice, proprio a zuzzuria, proprio così, e ora risplende che è diventato rosa come era prima. Brave! E lassù, te lo ricordi? Sai che fatica ho fatto andare lassù, mi sono dovuta arrampicare come una scimmia. Non ci sono mai salita. E lo sappiamo, ce ne siamo accorti, credo che se ne sia accorta anche lei. E quindi sì, non ci sei mai salita, speriamo che dopo ore ci sali, perché se no non andiamo 2K12. Guarda che splendore. È stupenda. Finalmente ha un color acciaio. È tutto, la cucina, tutto, anche addirittura le maniglie. Sì, ringraziamo la mamma del Paglionico che ha ripulito tutta la cucina, si è fatta un mazzo così, si è fatta. Ah, che pazienza, gli ha pulito pure i piatti. Non ci credo, veramente. Guarda cos'è quel divano. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Sì, immagino, il divano da poco stava pieno di peli, stava, madonna mia, che cosa! Pieno di zuzzuria stava, io pensavo che prima non buttavano direttamente, perché con la cacca spalmata, invece no. Il tavolo che ha fatto tuo papà. È tutta un'altra cosa, finalmente è tornato quello che era. Questo tavolo è la tua storia, la tua vita. Oh, che bello, pure il tavolo di vetro hanno ripulito, che poi se sono fatte mazzo così, mi sa, entrare l'hanno pulito. Perché stava tutto quello di ferro così girato, mezza cosa così, la spugnetta fa maron. Voglio darti la formula magica per pulirlo. Acqua, ammoniaca e detersivo dei piatti. Quando Antonella mi ha lasciato la sua formula magica io ero strafelice. Certo, ci credo, mo speriamo che inizia a pulire. Quando si sporca qualcosina, non è che diciamo faccio dopo, no, vai subito così, talevita al cazzo, talevita. E sta sempre pulito, sta sempre su quel mood così, diciamo. E vabbè ragazzi, avete visto questa nuova reaction di Ti spazzo in due, sta signora che c'aveva a casa veramente messa da pietà, e invece no, l'hanno resuscitata, hanno resuscitato la casa. Eppure l'urna, che l'hanno resuscitato due volte, hanno resuscitato la casa e l'urna. Vabbè, brave ragazze, brave le Paglionico. E voi ragazzi, come ci avete casa? Ci avete casa messa bene, pulita e precisa? Oppure ci avete pure voi una casa disastrata da così da chiamare le Paglionico? Scrivetelo qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video di venerdì con Epic Fail. Ciao cari!